CV è il primo contatto che hai con un'azienda. Per questo motivo è molto importante che venga strutturato in maniera chiara e leggibile. Quindi oggi vediamo insieme tutti gli step per un ottimo CV in inglese. Al fine di costruire un curriculum che sia davvero efficace e facile da leggere, vi consiglio di costruirlo a paragrafi. Quindi il primo paragrafo include tutte le informazioni personali su di voi. Il secondo paragrafo invece è il personal profile, che poi tra poco vedremo come costruirlo. Il terzo paragrafo è quello delle work experience. Il quarto paragrafo è education and qualifications. Il quinto paragrafo ci potranno andare le skills and achievements. Il sesto paragrafo, alcune pubblicazioni, se ne avete fatte, e poi ci sono le reference e le languages. Questa è la struttura completa del CV in inglese. Prima cosa da fare, quindi, è scrivere in grande, in alto, il proprio nome e cognome. Giusto sotto iniziamo con il paragrafo dei dati personali. In questo paragrafo può essere aggiunta anche la foto, a seconda delle richieste del paese a cui si invia il proprio CV. Quindi in fianco alla foto, che può andare o a destra o a sinistra, ci vanno tutti i dati personali e di contatto, ovvero l'indirizzo, la mail, il numero di telefono, la data di nascita, se si possiede o meno una licenza di guida e chiaramente le disponibilità o meno a trasferte. Giusto sotto ci va il personal profile, che è la sezione più importante di tutto il vostro curriculum. Qui il personal profile va sviluppato una volta che avete sviluppato tutto il resto del CV, quindi vi consiglio di farlo per ultimo. Di che cosa si tratta? Di 4-5, massimo 6 righe di riassunto di tutto, di tutta la vostra esperienza, quindi di tutto quello che è poi il curriculum. E il selezionatore che cosa farà? Leggerà queste 5-6 righe e se chiaramente troverà qualcosa di interessante che è in linea con il profilo che stanno ricercando nell'azienda, in questo caso andrà ad approfondire leggendo poi tutte le informazioni che vengono successive. La sezione Work Experience. Questa sezione è ovviamente chiaramente molto importante perché oltre a provare il fatto che avete studiato o meno una materia, avete anche fatto ovviamente delle esperienze professionali da questo punto di vista. Sulla sezione Work Experience si possono aggiungere chiaramente tutte le esperienze anche di volontariato, tutte le esperienze anche non retribuite e ovviamente tutte le esperienze di internship o alternanza scuola-lavoro che avete fatto durante la vostra vita. Successivamente ci va la sezione Education and Qualification. Una cosa ricordatevi, se il vostro CV viene inviato ad un'università, allora la sezione Education Qualification la potete spostare sopra, giusto sotto il Personal Profile. Se invece il vostro CV è dedicato ad un'azienda, allora vi consiglio di mettere la sezione Work Experience come terzo paragrafo, giusto sotto il Personal Profile. Chiaramente la sezione Education and Qualifications è molto importante, dovete strutturarla molto bene, ricordatevi di mettere le date e di specificare alcune informazioni su che cosa avete studiato. Chiaramente si può partire inserendo la scuola superiore, l'università, il master, PhD e altri diciamo diplomi o qualifiche che avete ricevuto nel tempo. Sulla sezione Skills and Achievements potrete indicare tutto ciò che è extra, ok? Extra e intendo tutte le attività che vi contraddistinguono, le passioni che avete, quindi se avete una passione particolare per la politica potete inserirla, se avete vinto qualche premio potete inserirlo, se avete avviato un e-commerce online potete farlo, se avete sviluppato un videogioco potete inserirlo, oppure semplicemente spiegando un pochino quelle che sono anche le vostre passioni, quindi scrivere comunque di che cosa vi occupate nel tempo libero. Allora, nella sezione Publications potete inserirla chiaramente se avete pubblicato qualcosa, ad esempio se avete collaborato con un giornale universitario, avete pubblicato un articolo, potete inserire questo articolo, magari anche inserendo il link da poter leggere per l'azienda. Se avete pubblicato la vostra tesi di laurea o
ugualmente potete inserirla in questa sezione, altrimenti se non avete pubblicato nulla chiaramente non inseritela. Ora andiamo alle ultime due sezioni. Languages da una parte, references dall'altra. Languages potete indicare chiaramente tutte le lingue che sapete e il livello. Se avete anche poi ricevuto un certificato per questa lingua, potete inserire un link o eventualmente il nome del certificato ricevuto. Per quanto riguarda invece le referenze, potete scrivere semplicemente available upon request. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Posterò sicuramente altri video che riguardano sempre questo argomento, in modo da darvi qualche consiglio in più relativo a tutti i paragrafi e a come strutturarli al meglio. Quindi in bocca al lupo per il vostro colloquio di lavoro.